Sapete cosa? Avere uno io criminale in squadra non è poi tanto male. Certo, magari il livello non è proprio alto e magari non è neanche tanto utile in battaglia, però per il momento c'è. Poi magari quando prenderò le altre due monete selezione potrò effettivamente prendere qualcun altro e avere una squadra completa quasi. Bisogna fare quindi le missioni chiave come in ogni Yokai Watch e in ogni capitolo. E questo qua vuole una cicala. Però un uomo che non sa catturare una cicala per il proprio figlio. Manda tuo figlio a calcio a prendersi una cicala da solo? Oppure fai l'uomo e prendila tu? E questi qua stanno a fare una partita a calcio. Uno dice che la palla era dentro, un altro dice che era fuori. Insomma, c'è uno yokai di mezzo. Quando mai non c'è uno yokai? Ma sono gli innocenti che nell'anime vengono chiamati signor no. Perché? Boh. Oh mio Dio, ma che è questo? Folfritz! Ma che figata! E no, me, ma sono due io criminali? Wow! Vediamo un po' Pulishito se riesco a fare l'Energy Max, perché sono piuttosto deboli gli avversari. Chissà che fa Pulishito? No, Gibanian! Aura Menomante? È incanto? È un incanto. Niente, andata. Wow! Sono io criminali! Folfritz, o come si chiama, non ne sono sicuro. Ottimo lavoro! Molto lieto! E come ultima missione c'è un commesso che non sa come lavorare. Nonno Fame è il primo yokai del quiz cartello. Nonno Fame è nella nostra cucina di casa, quindi andiamo a prenderlo e... Buono! Perfetto, chiamiamo Nonno Fame appunto yokai e completiamo questa missione chiave. Eccola qua! Vai! Completata al 100%. Ho 42 monete di gioco. Sì, si possono mettere le monete di gioco che si vogliono, simulatore, quindi boh, usiamone un paio, vediamo un po'. Campanella mare! Sailor Nyan. Ah. Però ehi, mica male, eh. La cosa bella ora sarebbe lavarsi i denti tutti quanti i giorni, o ogni volta che si ha la possibilità, per vedere chi appare al posto del conte... Com'è che si... Cavio, giusto. Bene, incontriamoci con Pierre al laghetto zucca, allora. Eccolo qua. Ehi, Pierre, come va? Hai comprato qualcosa di nuovo e super costoso che vuoi sfoggiare, per caso? Guarda, ho questi! 2 Mega Watch, ma come hai fatto? E papà conosce qualcuno nell'azienda dei Mega Watch. Questo è un colore edizione limitata e rarissimo. Rivendilo su eBay. Wow, ma luccica! Oh, la tecnologia è fantastica! Ah, con Mega Watch puoi definire la posizione di altri watch mandando un segnale che parte dall'orologio e va a un satellite. Ma quanti soldi hanno speso per fare sta puttana? Allunga il braccio. Ma io ho già un orologio. Pure più bello di quello. E il corvo ovviamente lo ruba perché luccica. E col GPS del Mega Watch possiamo trovarlo. Dai, andiamo. Ah, hai trovato il corvaccio? Ah, bene. Allora, con molta calma, senza farci vedere, soprattutto dobbiamo prenderlo. Bravo, 4-4. Zitto, zitto. Cacchio, cacchio. Eh no. Vabbè, dai, sì, però è impermeabile, dai. Ah, ma galleggia. No, non dovrebbe galleggiare. Beh, la plastica è più leggera dell'acqua. Ah, però non è aerodinamico un orologio. Allora, Pier, chiappa questo orologio e facciamo la finita, va. Anzi, no, devi darlo a me, lo prendo io. No, ho una funzione volo! Ma un momento, ha la modalità aereo per caso, come cellulari? Presta a me, sì, è un orologio stupendo. Mi whisper chi è questo yokai? Non lo so! Non conosco niente! Prenderò in prestito questa Mega Watch per un po'. Come corre? Farà Naruto Run lui. Ah, non posso attraversare col rosso. Maledizione! Sì, un giorno pagherò le conseguenze, va bene. Ma non è questo il giorno. Ah, oh, me lo dai un altro orologio, su? Incanta il gatto? No, entra dentro il gatto, non è che lo incanta. Vabbè, Pierre, ascolta. Il tuo mega schifo ha preso un gatto. Sei tanto bellino e ti voglio dare un bacino. Ah, ok, si è appollaiato là sul... Aspetta, aspetta, ma perché devo arrampicare? Lo prendo per la coda, lo tiro giù. Fare su un muretto. Gattino, tatino, fatti prendere. Ti devo tirare la codina. Non ci sta, non ci casca. Sì, però, gattino, allora. Oh, basta, basta, basta.
Ora acciuffalo. Ok, è nel vicolo, non può scappare. Aiuto, oh, dove sto andando? Scivolo del dito. Ok, qua ci sono... Oddio, ma sei mostruoso. Aiuto, non voglio giocare con te, sei cattivo e brutto. Beh, non brutto quanto me, peggio infatti. Faccio anche lo spiritoso, aiuto, vuole prendermi, vuole circuirmi. Io non voglio. No, scappo. C'è cascata. Guarda sto sardellone, non ci passa. Ma vabbè, mangia vita, sì. Tua nonna ti mangia la vita. Ma tua nonna ti dà da mangiare per la vita. Diverso. Ok, uno, grande. Mastic. Sorrisone, ma no. Ma qualcuno che fa danno, ce l'ho dentro sto team. Mannaggia, alla caspiterina, non lo so. Non mi veniva in mente niente. Alla Caterina, non so chi sia. Gas antivelocità. Qualcuno che fa danno. C'è dentro questa non fa danno, fa solo rallentare. Cos'era? Ha fatto una cosa strana. Però, oh, intanto il muccone qui, qualcosina fa. Punti esperienza 10. Ma dovessero essere troppi, che dici? Chi eravamo quello che manco l'ho visto? Ah, Ululai, non Kaldokan. Kaldokan è più simpatico, credo. Ah, no, così, a pelle. Ah, perché è una pecora, non è un cane. Ma scusami, se è una pecora... Oh, nonno fame fa male. Oh, almeno qualcuno che fa male ce l'abbiamo dentro sto team. 7 punti esperienza, wow. Mica cotica. Gattino. Ti tiro una codina. Te la torcino intorno al collo. E no. Poi gli do un bacino. Penso poterla gestire da solo da qui, Link. È un gatto posseduto da uno yokai, eh. È arrabbiato, sta soffiando. Dovrà respirare, poverino. So, prestami, allora, già hai fatto troppi guai. Ci hai fatto correre la maratona. Lui incanta, dice. Non ce la fa. Ti prendo. Ma gli dà un bacino, gli dà. Squamato gli dà un bacino quando l'attacca. Oh. Oh, ce l'ha fatta a incantare. Alleluia. Non ce l'ho fatta a liberarlo. Vabbè, quella è più difficile col mouse. Non lo so perché. Potevi farlo fin dall'inizio, Whisper. Perché non l'hai fatto prima? Potevi teletrasportarti. Beh, il caso è chiuso allora con questo Yokai Watch, Mega Watch, che roba è. E G-Banyan ci vuole giocare. E ovviamente fanno danno. No, niente da fare. Bravi. Bravi. Mi tocca andare a prenderlo. Però c'è qualche Yokai bello da sfidare qui prima di andare sotto? C'era... Ah, ok, Ululai. Castello Ululì. E lupo Ululà. E i Miti K. I Miti K è qualcosa di fighissimo. E ma che gli piace a questa magna? Col panime? Do manzo. Ah, gli piace il manzo. Vai, allora attacchiamo. Beh, è una pecora, però non è un cane. Fa il verso della pecora, non può essere un cane. No, ma volevo Ululai. Ma che la farfari, ma per favore. Alla lieta. Pari. Anche Paris, sì. Enerali. Ali forza, Alitalia. Io in genere non do soprannomi agli yokai, però dato che è una randomizer ed è tanto per divertirci. Curry di agnello, ti do tuo figlio da mangiare. E infatti gli piace poco, gli piace. Io se al cane mio davo l'agnello mi leccava le mani fino a dopodomani. Che poi non ho il cane, ma comunque. Guarda, chi se lo becca Cetriolo. Perfetto, magnatelo. Niente, nessuno che vuole diventare mio amico, io piango. Metto il muso, faccio il musone, metto il picco. Oddio, dei bambini intrappolati? Cos'è, The Promised Neverland? Oi, bimba, che fai qui?
Non puoi andare da questa parte, questo ti ha dato da mangiare il sesso, ma non ti permetto di passare. Oh! Uno cerca di essere gentile e dice, oh, guarda, non è che potresti? Ne ho catturato uno! Ce lo facciamo allo spiedo? Ah no, però devo andare di là, devo andare. Uffa. Chissà se Sudon è rimasto Sudon. Spero di no. Mi dispiacerebbe molto. Hello, che succede qui? Continua a sudare, lo so, fa caldo. Oddio, è una montagna con le corna. È sicuramente un Oni. Mangiavita stava sopra, se fa due passi qua sotto. Magari. Sudon è lo yokai dell'estate, praticamente. E fino a un paio di giorni fa si screpava dal caldo. Che schifo, guarda, tietelo, guarda, te lo regalo. Ti piacerebbe neanche un po', veramente, Sudon. Col finto. Perché c'è il collo finto, certo. È criminale, lei. Buono. Wow, Bullishido! Lo manca, per favore. Tanto Colfint, cioè, non dà, siamo sicuri che non posso usarle, infatti, vedi? Mi sembrava strano. Infatti non posso usarle. Crist, 999! Ma come? Mucco ha fatto un danno di 999 a sua volta? Ragazzi, ma se questo lo usiamo contro un boss, lo sciottiamo. Io nelle mie mani ho una forza incredibile. Ma Mucco non posso assolutamente levarlo dalla squadra. È indispensabile al mio scopo di vincere questa randomizer. Che poi non è una vera sfida, è solo yokai randomizzati, certo. No, però dai! Sudon. Umidon. Sudoku, certo. Panzim, bello! Sudocean! Bello Panzimon! Bellissimo! Pierre, guarda, l'ho ritrovato. È un po' appiccicato, ma non è quello che credi. No. Ah, ma i corvi hanno visto Whisper che si illuminava? Grande! Ora scende. È finita, è morto. Bene, termina anche questo episodio della Randomizer di Yokai Watch. Nel prossimo andremo avanti. Penso che farò un capitolo per volta, quindi 10 capitoli, 10 episodi. E va bene così. Tra l'altro, bellissima rivelazione di Mucco. Non mi ricordo il suo nome, ovvero. Ma l'ho soprannominato Mucco, che fa 999 danni. Che bello. Pierre, guarda, l'ho ritrovato. È un po' appiccicato, ma non è quello che credi.